Amici del canale YouTube, benvenuti in un nostro video. Oggi facciamo una cosa diversa dal solito, cioè vi mostro che cosa si c'era dietro la mia scrivania, cosa uso per registrare, insomma, tutti gli oggetti che utilizzo, ovviamente oggetti tecnologici, che utilizzo più spesso durante la mia giornata quotidiana. Partiamo con le cose che utilizzo meno, però comunque la vedrete lo stesso. Questa è una fotocamera reflex della Canon, fa foto davvero spaventose, io non sono un fotografo, quindi me ne intendo davvero davvero poco ed è praticamente un gioiellino per quanto riguarda la qualità delle fotografie e comunque anche tutte le ottiche, eccetera, eccetera. Sicuramente c'è di meglio, io non ne faccio tante, quindi a me basta e avanza. Altra fotocamera molto più compatta, questa della Samsung, che utilizzo quando devo fare foto più veloci. 14 megapixel, video in alta definizione a 720p, tutto ciò che mi serve da tenere in tasca, soprattutto se siamo in giro, in fiera, eccetera, eccetera, davvero niente male. Nell'angolo sinistro del tavolo vedete che ho praticamente tutte le scatole di tutti i telefoni, gli accessori per smartphone. Che ho qualche scatola in più di telefoni che comunque ho regalato, ma che le scatole le tengo io. Subito in piedestra abbiamo una batteria esterna da 10.000 mAh che permette di ricaricare macchine fotografiche, smartphone, tablet, eccetera. Insomma, tutto ciò che è compatibile con una presa mini USB. 10.000 mAh è la tenuta in carica di questo scatolino qui, diciamo che in proporzione con un iPhone 5S fa circa 4-5 cariche complete da 0 a 100. Diciamo che se viaggiate molto e comunque il vostro smartphone non è degno di arrivare a fine giornata, questo è sicuramente quello che vi serve. Dopo la batteria troviamo iPhone 6, lo smartphone che utilizzo quotidianamente, un display abbastanza grande, molto definito, molto veloce, il costo ovviamente è troppo elevato, fa foto molto bene e anche il design a me piace molto, sicuramente uno dei top per quanto riguarda in commercio dei telefoni al momento, ma diciamo secondo me Nexus 5 resta il miglior compromesso per qualità-prezzo, indiscutibile invece la qualità di questo iPhone. In molti mi avete chiesto: Ale, ma tu con cosa registri i tuoi video? Io lo registro con questa videocamera, in alta definizione in Full HD Sony, è questo modello Handycam 8,9 megapixel, delle lenti Carl Zeiss, quindi lenti di buona qualità, e fa dei video, insomma, sono quelli che vedete, una qualità abbastanza gradevole, insomma. L'unica pecca di questa videocamera è il sistema operativo. Sony è la casa che ha il peggior sistema operativo per quanto riguarda le videocamere. Intanto che ci avviciniamo al computer, troviamo la videocamera Qumox SJ4000. Andate a vedere nella descrizione il video se vi interessa. Questa è la migliore alternativa alla GoPro, sia per quanto riguarda il prezzo, la trovate con 90, la comprate con 95 euro su Amazon ed è veramente un'ottima videocamera se non siete dei professionisti, la potete montare sulla vostra bici, sulla vostra moto, sul vostro motorino, insomma dove volete per riprendere insomma le vostre avventure e come vedete ad occhio di pesce perché questa è a grand'angolo, c'è anche la modalità di poter togliere questa visuale. Davvero un ottimo affare per 100 euro, la qualità è senza dubbio davvero davvero buona. Ci stavamo avvicinando a parlare di computer, eccolo quello che utilizzo per montare i miei video, per fare tutto ciò che riguarda il canale YouTube, è un Mac Mini con 2,3 GHz e 8 GB di RAM e qualche altro piccolo potenziamento. In realtà è tutto ciò che mi basta per fare dei bei video, per montarli in maniera pulita e diciamo che a me piace molto lo stile del Mac, sia per quanto riguarda la pulizia, sia per la velocità con cui eseguo tutte le operazioni che voglio fare, dalla navigazione web al montaggio dei video, e per questo lo reputo il computer principale che utilizzo per quanto riguarda il canale YouTube, insomma tutto ciò che riguarda un lavoro pesante, chiamiamolo così, da parte del computer. Il display che è collegato al Mac Mini è un Philips 19 pollici in alta definizione, non ha la definizione di un display Retina, ma per fare un uso normalissimo del computer, soprattutto il montaggio video, insomma, anche qualche lavoro pesante, non necessito di avere una qualità video super e quindi basta e avanza. Ci spostiamo dal mondo dei tablet. Chi mi segue da molto sa che il tablet che utilizzo principalmente è questo Nexus 7, la versione 2013, cosa che adoro del Nexus 7, la portabilità, ovvero un tablet molto leggero, molto elegante, anche con questa finitura a me piace molto, anzi proprio l'adoro questa plastica gommata che anche risulta morbida, quindi difficile da scivolare, è davvero un ottimo prodotto. Poi anche l'hardware, davvero impressionante la velocità con cui resta sempre attivo anche se lo bombardi di applicazioni, unica pecca forse il sistema operativo Android,
parliamo di tablet che non è ancora ottimizzato come quello di iPad. Per il resto sono tantissime applicazioni disponibili e io davvero anche ogni tanto mi faccio qualche giocatina a Sant'Andreas e nulla da dire. Inutile mettere la fotocamera sui tablet, come su iPad anche su Nexus 5. Non ho mai fatto una foto con questa 5 megapixel, forse qualche video ed è qualcosa di imbarazzante, meglio toglierle, tanto si risparmierebbe sia sulla produzione che anche poi la vendita al pubblico che siamo noi. Da un Mac fisso passiamo lentamente a un Mac portatile, MacBook Air, uno dei migliori Mac in circolazione sia per la portabilità, molto semplice l'utilizzo, e la velocità, davvero un fulmine nonostante non abbia un hardware così impressionante, ma la portabilità, la velocità con cui si accende e si spegne questo computer è qualcosa di incredibile, ottimo anche da utilizzare quando si torna a casa da scuola, dal lavoro, al posto del tablet. Ultimamente mi trovo molto meglio su questo MacBook Air a guardare ad esempio serie TV in streaming piuttosto che sul tablet, sia perché questo ha un audio nettamente migliore rispetto a quanto riguarda il Nexus 7, e anche perché metti che dobbiamo fare anche un'altra cosa, prendere appunti su Evernote, scriverci qualcosina per quanto riguarda il prossimo video, insomma degli appunti generali, questo è tutta un'altra cosa rispetto a un tablet, la tastiera fa davvero la differenza. Dopo il Mac troviamo un hard disk da 500 giga Freecom, funziona molto bene, insomma fa il suo lavoro, addirittura ho ancora la plastichina, non so che marca sia, Freecom, cerco di mettervi tutto in descrizione. Qui c'è un oggetto invece che è praticamente irrinunciabile per chi comunque utilizza le proprie tecnologie anche fuori di casa. Che cos'è? È una borsetta molto semplice che permette di portare tutte le schedine USB, anche i cavetti, penne piccoline, chiavettine e adattatori della micro SIM in una solita bustina. Perché? Perché io sono una persona che fa abbastanza casino e quindi guardate, io ho quattro cassetti e sono tutti messi così, qui ci sono i cavi, qui ci sono le buste quando mi spediscono la roba, qui c'ho i pennarelli, sotto insomma sono altri due cassetti simili, quindi questo è davvero sia da utilizzare nel proprio cassettino sia da utilizzare in casa che anche soprattutto fuori, è davvero un prodotto irrinunciabile. Sembra stupido, ma è proprio la verità. In questo video avete visto un po' tutto quello che utilizzo io durante la mia giornata quotidiana, che siano smartphone, tablet, insomma, quando ho tempo, questo è quello che mi piace, questo è quello che utilizzo maggiormente. Invito tutti voi a scrivere nei commenti le 5 cose che utilizzate di più, che siano tablet, smartphone, smartwatch, eccetera, eccetera, oppure magari con un bel video di risposta che poi pubblicherò anche io. Io ringrazio tutti voi per essere stati ancora con noi, ci vediamo presto a un prossimo video. Ciao ciao!